Buongiorno cari fratelli e sorelle. Oggi, 19 dicembre, ascoltiamo il racconto evangelico di Luca al primo capitolo. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo Spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. L'angelo gli rispose: Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il lungo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare con loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Il Vangelo di Luca, dopo una breve introduzione, si apre a noi con l'angelo che parla a Zaccaria nel tempio e gli annuncia la nascita di Giovanni Battista. Si tratta di un racconto ricco di particolari significativi, soprattutto a livello teologico, e trova molti riscontri in scene simili dell'Antico Testamento, dove si narra la nascita di personaggi che occupano un posto importante nel progetto di Dio. In questo caso, Zaccaria ed Elisabetta non avevano figli e per di più erano ormai vecchi, non aspettavano altro che la conclusione della loro vita. Il futuro per loro in qualche modo era già segnato, era senza speranza. Ma Dio interviene. Interviene con la sua parola e annuncia a Zaccaria che la moglie avrà un figlio. La forza e l'amore del Signore si scontrano spesso con la nostra incredulità, e pur avendo il tesoro del Vangelo diventiamo muti, incapaci di parlare e di sperare. In questi giorni che ci separano dal Natale è un messaggio straordinario quello che ci viene trasmesso oggi. L'amore di Dio sa vincere anche la nostra incredulità e la nostra sterilità. Buona giornata.